Commissario, qual è la situazione sfollati in questo momento? Quanti sono effettivamente negli alberghi, quanti in sistemazione autonoma, quanti invece hanno deciso di restare nelle case? 341 sono quelli a quest'ora alloggiati in albergo, comprensive di quelli che già c'erano, di 186 che già c'erano, 90 in autonoma sistemazione. Gli altri cittadini hanno scelto di sistemarsi presso parenti, amici, il che è un fatto positivo, accogliendo l'invito che io stesso ho formulato ieri mattina. Risulta dagli accertamenti fatti dai vigili urbani del comune di Casamicciola che 54 sono i nuclei familiari che invece non avevano ottemperato all'ordinanza. A questi nuclei familiari è stato rivolto un invito a mezzo di una ordinanza che è in via di esecuzione con lo strumento della persuasione, del convincimento. Ma 1200 da sfollare in realtà non hanno aderito in tanti. Ma sì, cioè le persone si sono sistemate nelle case di parenti, cioè, di amici. Certi che ma certo 1200... che sì, c'è una verità, le forze dell'ordine hanno riscontrato tutto, sono andati ieri sera, sono andati questa notte, sono andati questa mattina. Io questo dubbio che viene trasmesso non lo condivido, i cittadini hanno aderito, gli alberghi erano predisposti per chi sceglieva di andare in albergo e noi, le articolazioni pubbliche dello Stato che hanno, e degli enti locali che hanno provato, abbiamo fatto esattamente quello che c'era da fare, mettere a disposizione gli alberghi, mettere a disposizione i mezzi per poter andare in albergo, mettere a disposizione un centro di svittamento per avere informazioni, dopodiché chi vuole andare in albergo va in albergo, chi vuole andare dal parente, dall'amico, vuole andare a Napoli, vuole andare altrove, ci va. E si è fatto un controllo, ripeto, accurato da parte delle forze dell'ordine che hanno potuto accertare, dei vigili urbani che hanno potuto accertare, 54 famiglie non hanno ottemperato e le si sta persuadendo. 54 famiglie, quindi quanti nuclei, quante persone? Ma guardi, se considera una media di 3 persone saranno 150 persone. Ma saranno convinte a lasciare casa? È già in corso da questa mattina questa attività, anzi da ieri sera questa attività. L'allerta l'allerta resta gialla. Per fortuna le condizioni meteorologiche ci hanno accompagnato, la pioggia che è caduta inferiore a quella che era stata stimata. Vedremo questa sera, vedremo domani mattina. Io mi sento di lanciare un messaggio di rassenerazione, di tranquillità ai cittadini. Stiamo gestendo la vicenda nel modo migliore possibile, considerando la ristrettezza dei tempi e così via. E torneranno a casa i cittadini appena l'allerta meteo cesserà. Le Questo scuole riapriranno lunedì? Le scuole primarie, il ciclo primario riapre lunedì, quelle superiori mercoledì. I problemi che abbiamo di fronte più seri adesso sono la rimozione del fango, delle macerie e poi la messa in sicurezza a monte, perché questa allerta meteo, se non ci fosse la situazione di pericolo causata dalla frana, generata dalla frana, non determinerebbero, non renderebbero necessari provvedimenti come quelli che sono stati adottati. Senta, il problema è la frana, non è la pioggia, diciamo. Che cos'è questa attività di monitoraggio che state per fare? In cosa consiste? Consiste nel valutare il movimento franoso in atto, se ci sono ulteriori rischi, se c'è da aspettarsi un movimento di queste massa, diciamo, di rocce, di terreno, detriti che ammonte. Questa è l'attività che stiamo facendo e stiamo definendo con la Protezione Civile nazionale e regionale un'attività dedicata, mirata attraverso un sistema di monitoraggio molto avanzato. Ma quali sono le ricerche che continuano? I fondi che erano stati stanziati per mettere in sicurezza Monte Pomeo, perché non è stato fatto prima? Prima gli alvei, ma questo è oggetto di accertamento. Quali sono le attività che state mettendo in campo, diciamo, su tutti i vari punti di questa vicenda, compreso quello del Monte Pomeo? E se ci sono altre attività, diciamo, in altre zone? In modo analitico questa mattina, uno,
monitoraggio, individuazione del pericolo residuo, eccetera. Due, rimozione e trasporto, perché si è riempita la piazzola che era stata predisposta per il fango, rimozione dei detriti, dei rifiuti e così via, e poi a seguire subito dopo un piano per eliminare, piano operativo per eliminare le situazioni di pericolo. Se riusciremo, e dobbiamo farlo, ad eliminare le situazioni di pericolo, questa situazione di allarme non ci sarà. Che in America poi torneranno le persone a casa? Cioè, te l'ha detto adesso. Sono 26 punti su tutta l'isola un po' a rischio. 26 punti non ho compreso. È 26 punti, diciamo, che stanno analizzando in modo particolare. I punti sono molteplici, sono in via di accertamento da parte dei vigili del fuoco che stanno monitorando. E ripeto, ci sarà una strumentazione molto avanzata messa a disposizione dal centro di competenza della protezione civile. Quindi, commissario, la domanda è: ci saranno altre zone che verranno controllate e semmai messe in sicurezza sull'isola? Tutte quelle che servono. Adesso sto andando a una riunione con i sindaci. Per stabilire tutto con loro, condividere con loro ogni attività che bisogna fare nei prossime ore, nei prossimi giorni. Commissario, la strada, la riapertura della SS270 per la circolazione isolana, e soprattutto una domanda che ci chiedevano: le scuole di Casamicciolo, del comune di Casamicciolo, ovviamente lunedì non riapriranno, perché altrimenti significherebbe mettere in circolazione. La valutazione complessiva sulle scuole l'abbiamo fatta, ma adesso sto andando alla riunione con i sindaci per vedere più nello specifico, comune per comune, qual è la situazione. La strada, immagino lei si riferisca a quella che vicino al luogo dove ci troviamo, quella che da Casamicciola porta all'Occameno, che è la strada principale dell'isola, è monitorata e adesso è disponibile e percorribile solo per i mezzi di soccorso. Appena cessa l'allerta meteo, previo sopralluogo, ulteriore verifica, si provvederà a ripristinare il traffico a doppio senso di marcia. Ci sono dei cittadini che vivono in zona verde, che però, parlando con noi, dicono di essere tanto preoccupati. Lei come si sente di tranquillizzarli? Insomma, un pericolo per la zona verde. Ci sono le misure precauzionali che sono state indicate, che sono disponibili, ma non c'è una preoccupazione per loro.